E ci siamo, dovremmo essere in live dopo 2 settimane d'attesa. Scusate, è colpa mia. Daniele, come stai? No, sto benissimo, alla grande. Alla grande. No, Mi dicevi nel due pre-live settimane. che adesso anche tu hai il microchip, vero? Certo, anch'io prendo il wireless di casa già direttamente dal cervello. Fantastico. Beh, Non moriranno mai queste mai. parzialmente, dai, parzialmente. Ancora devo andare di nuovo come si chiama, dal tecnico per avere l'impianto totale. Sai che a me ne hanno fatto solo uno. Sai che a me ne hanno fatto solo uno e mi è bastato perché hanno considerato il Covid come prima dose e quindi mi hanno fatto solo la Ah, seconda. è vero, che tu sei fortunato, che ti sei già preso il Covid. Col Covid 5 che non ho ancora buttato giù, eh. Allora, visto che la gente sta cominciando ad arrivare e forse si è dimenticata di cosa dobbiamo parlare oggi, ti lascio il palcoscenico così ci racconti gli No, no, non argomenti. mi lasciare solo qua nel palcoscenico, che Prego. poi se mi scordo qualcosa siamo fregati. No! No, aspetta, che c'ho il terrore del palcoscenico. Di che dovevo parlare? Ah, sì, oggi dobbiamo parlare di un prototipo semplice di teoria a variabili nascoste, in pratica. Ho detto in un altro modo, un prototipo molto semplice di cosa vuol dire avere un'interpretazione puramente epistemica della funzione d'onda. Paroloni. Sì, vuoi che diamo un breve riassunto giusto per Sì, raccogliere i fili di cosa significhi avere no, un'interpretazione sistemica versus ontica? esatto. Quindi fammi distinguere in termini molto generali cosa vuol dire avere un punto di vista epistemico e ontico oppure ontico in meccanica quantistica. Vuol dire dare due risposte opposte, le due possibili risposte opposte alla domanda se gli stati quantistici. La funzione d'onda, se vuoi, che assegniamo a un sistema, è un qualcosa di reale, rappresenta una proprietà del sistema, oppure è solo un modo di codificare e esprimere la nostra conoscenza sul sistema. Quindi hai un'interpretazione ontica se dici che la funzione d'onda, lo stato quantistico di un sistema, in qualche senso esiste, è un elemento di realtà e quindi è una proprietà reale, fisica del sistema. Hai un'interpretazione epistemica se dici che la funzione d'onda o lo stato quantistico che assegniamo a un sistema è un modo di esprimere matematicamente la conoscenza che noi abbiamo delle proprietà reali della fisica, della realtà del sistema stesso. Permettimi È di forse un modo spremere. per. Sì. Le prospettive ontiche sono quelle in cui tu dici, quando parlo di funzione d'onda, io parlo di una roba che c'è, come quando parlo di cani, di rane, di sedie e di lampade. Mentre nelle prospettive epistemiche la funzione d'onda è una specie di costrutto mentale che ci serve a calcolare le robe, ma che poi sotto sotto, una volta che ti Sì, scrivi la lista di ingredienti dell'universo, non c'è. Questo è il gioco. si può fare un esempio semplicissimo a cui siamo abituati tutti. In meccanica classica c'hai una singola particella. Allora, gli stati ontici della particella sono tutte le possibili coppie di valori posizione momento. Quindi, se io ti dico, c'hai il tuo sistema fisico, una particella che ha come osservabili di base, come proprietà fisiche di base di cui ti puoi chiedere la sua posizione e il suo momento, diciamo la sua velocità se ha una massa non nulla, così è più intuitivamente comprensibile. Allora, la posizione può avere tutta una serie di valori, la particella può essere in qualunque punto di questa stanza e quando ti dico in quale posizione è, ti ho dato un'informazione precisa sullo stato del sistema, della particella. Lo stesso se ti ho detto che velocità. Una qualunque coppia di valori, posizione uguale qualcosa, in quell'angolo della stanza, velocità uguale qualcosa, cioè la particella sta ferma in quell'angolo della stanza, ti ho dato uno stato ontico, un elemento di realtà della particella. La particella è in quella posizione con quella velocità.
Quindi in meccanica classica, nel caso di un sistema semplice come una singola particella, gli stati ontici sono tutte queste possibili assegnazioni di valori per la posizione e la velocità della particella. Tutti i punti Tutte nello le altre spazio delle proprietà, tutti i punti nello esatto. spazio delle fasi. Se parlando ai crononauti con più matematica di base, sì, Abbiamo un po' qualunque di punto nello spazio delle fase è uno stato ontico del sistema. E tutte le altre osservabili proprietà fisiche del sistema sono funzioni della posizione e della velocità, quindi le posso derivare una volta che ti ho dato lo stato ontico. E parlare della funzione d'onda o degli stati quantistici come stati ontici è trattarli come se fossero un ulteriore elemento di realtà alla pari di posizione, velocità, eccetera. Oppure semplicemente una funzione di questi, Certo. però reale. In meccanica classica, sempre per una particella, io posso però non avere tutta l'informazione su dove si trova la particella, a che velocità si muove, e potrei quindi assegnare alla particella stessa non uno stato ontico, cioè un valore preciso di posizione e velocità, perché non li so, perché non saprei quale assegnargli. Gli Certo. assegno una distribuzione di probabilità su questi valori. Cioè, ti dico, vabbè, quello che so della particella è che con una certa probabilità la troverò con in una certa posizione, con una certa probabilità la troverò con una certa velocità. Come quando lancio un dado classicissimo e mi dico con un sesto di probabilità mi esce uno, con un sesto due, con un sesto tre. Ok. Esatto, la funzione che codifica questa assegnazione di probabilità è uno stato epistemico relativo alla particella, cioè codifica ciò che so o non so della particella. Non ha a che fare con la natura della particella. No, certo, con la No, natura ha a che intrinseca. fare solo nel senso che si riferisce a quella, ma non è essa stessa un elemento della realtà della particella, ha a che vedere direttamente solo con quello che io so della particella. Certo. E poi, così come gli elementi di realtà, gli stati ontici, cioè la posizione e la velocità della particella, soddisfano certe equazioni dinamiche, che sono quelle che la mia teoria fisica della particella mi permette di calcolare, di usare per calcolare le posizioni future, la velocità futura della particella, così posso avere delle equazioni soddisfatte a cui sottostà la distribuzione di probabilità su quei valori. Che mi dà come le probabilità di avere certi valori cambiano nel tempo. Certo, Per chi, sempre per quei crononauti, per il sottoinsieme di crononauti che hanno fatto meccanica classica o meccanica statistica, è un esempio di stato ontico la distribuzione di Liouville sullo spazio delle fasi. È una distribuzione di probabilità sullo spazio delle fasi e soddisfa l'equazione di Liouville che mi dice come queste probabilità cambiano nel tempo. Quindi la distinzione base è tra stati ontici, elementi di realtà, e stati epistemici, codifiche di conoscenza. Dal punto di vista delle interpretazioni della meccanica quantistica, tutta la discussione, diciamo, una parte della discussione tra le varie interpretazioni, è se la funzione d'onda, gli stati quantistici, vanno interpretati come ontici oppure epistemici, quindi come Certo. elementi di realtà, di nuovo, oppure come codifiche di conoscenza della nostra conoscenza. Quindi la domanda è: la funzione d'onda, che è quella roba che il cui modulo quadro corrisponde a una distribuzione di probabilità, and so on and so forth, in meccanica quantistica, casca nello stesso gruppo di oggetti e concetti in cui mettiamo la posizione e la velocità di una particella in meccanica classica, o nello stesso gruppo insieme di concetti in cui mettiamo la probabilità classica? E in questo, scusami, ti faccio subito una domanda. Possiamo dire, o è troppo naif, che... Perché se io penso a un dado, poi ti lascio arrivare al modello di Speckens, ma se io penso a un dado classico, lanciamo un dado, io ti sto facendo giocare a dadi, io so che è truccato, tu non sai che è truccato. Quindi io so che è un dado che fa uscire il 3 il 50% delle volte e tu pensi che il 3 esca un sesto delle volte. Quindi assegniamo delle probabilità diverse al dado.
Questo è un indizio del fatto che abbiamo a che fare con una proprietà epistemica o viceversa? Possiamo dire che le proprietà ontiche dei sistemi fisici sono quelle che sono uguali per tutti, indipendentemente da chi le stia descrivendo? La puoi vedere così, se vuoi, questa è una definizione di una proprietà epistemica. Cioè, nel momento in cui meccanica quantistica, la si può vedere in due direzioni. Se dico che la funzione d'onda è epistemica, allora devo ammettere che diversi osservatori, diversi agenti, diversi sperimentali che vanno là in laboratorio, a priori possono assegnare due funzioni d'onda diverse allo stesso sistema fisico, semplicemente perché hanno ne hanno una conoscenza diversa. Da un punto di vista ontico, invece, se questo fosse vero, cioè se veramente io sto usando due funzioni d'onda diverse, questo corrisponde letteralmente ad avere due sistemi fisici in condizioni diverse, cioè è il sistema fisico che a quel punto sarebbe diverso. Quindi viceversa, se prendi una prospettiva epistemica, questa molteplicità è una conseguenza inevitabile, poiché anche in meccanica classica, appunto, la distribuzione di Liouville non è una proprietà del sistema. Se io ne assegno una diversa, non ho cambiato il sistema, ho solo espresso il fatto che ne posso avere una conoscenza diversa. Certo. Quindi la molteplicità di infatti, come vedremo ora nel discutere il modello di Speckens, la molteplicità di stati epistemici che possiamo assegnare a parità di situazione reale ontica del sistema è la caratteristica base di questi approcci epistemici, di questa distinzione. Però questa tua osservazione è molto intelligente, devo dire, mi ha fatto dimenticare quello che stavo per dire prima. Ma adesso possiamo chiudere, hai riconosciuto. È andata. Ho riconosciuto il valore dell'interlocutore, mi sa che più di così era una conversazione tra umani. 37 puntate. ma dai, ti avrò fatto un sacco di complimenti nel frattempo. Sì, già il solo comunque fatto... mettiamo. Dai, torniamo a noi. No, mettiamo registriamo questo complimento e teniamolo di base anche per le prossime puntate. Va bene. Ah, perché questa cosa, peraltro, la stai registrando, quindi. Sì. Poi se la togli col montaggio sono proprio fatti tuoi, eh? Io ormai l'ho detta. Dai, volevamo arrivare... Starci attento, perché poi ti monti la testa. No, sì, monto la testa, monto il video e... Volevamo arrivare al modello di Speckens. Aspetta, no, volevo fare un'altra distinzione, che vale in generale. Ok. La prima dicotomia è quella tra interpretazioni ontiche e interpretazioni epistemiche della funzione d'onda e degli stati quantistici. Alcuni approcci, alcune interpretazioni di cui abbiamo già parlato, come quella bohmiana e quella di collasso spontaneo, sono di tipo ontico, perché la funzione d'onda è una quantità fisica soggetta a processi fisici essa stessa. Okay. Nel caso di Bohm c'è la sua equazione, l'onda pilota di cui abbiamo parlato, quindi è proprio un ulteriore elemento di realtà. La meccanica bohmiana è particolare perché oltre alla funzione d'onda, quindi agli stati quantistici, c'ha anche ulteriori stati ontici, perché ha ulteriori quantità reali che pure hanno le loro equazioni, che sono le posizioni delle particelle, cioè, quindi la meccanica bohmiana è un po' particolare da quel punto di vista. Però l'altra distinzione è all'interno delle interpretazioni epistemiche, puoi farti un'ulteriore domanda. Ok, supponiamo, accetto la prospettiva epistemica, gli stati quantistici, la funzione d'onda sono non elementi di realtà, ma sono semplicemente codifiche della nostra conoscenza. Va bene. Ma nel descrivere la realtà devo anche avere un ulteriore strato che sono gli stati ontici, quindi devo ammettere che esistono delle variabili magari nascoste, degli stati
che posso assegnare rispetto a queste variabili nascoste. E in più poi gli stati quantistici che la meccanica quantistica si limita a farmi usare. In questo caso si ha quella che spesso si chiama un'interpretazione realista o a variabili nascoste della meccanica quantistica, in cui appunto la funzione d'onda è epistemica, ma c'è una realtà sottostante a cui per qualche ragione non ho accesso ma diretto. Cioè la distinzione che in questo caso può potenzialmente essere indagata con una teoria migliore? Esatto, okay. Esatto. Okay. In questo tipo di situazione la teoria include anche informazione, diciamo, formalmente strutture che hanno a che vedere con gli stati ontici, e posso cominciare a chiedermi se a livello di stati epistemici posso notare differenze, se gli stati ontici sono di un tipo o di un altro, se la relazione tra stati ontici e stati epistemici è di un tipo o di un altro, eccetera. Questo tipo di approcci sono appunto chiamati spesso epistemici realisti, perché c'è una realtà codificata dalla teoria anche se nascosta, oppure sono appunto chiamati a variabili nascoste. Okay, certo. Una seconda varietà di interpretazioni epistemiche sono quelle che dice fondamentalmente gli stati quantistici sono epistemici e di più non dimandare. Nel senso, scusami, che così la chiariamo. Si sta dicendo c'è un essere vero indipendentemente da chi lo guarda, ma è inaccessibile tipo noumeno, o così se qualcuno fa il liceo ci segue, riesce a fare del contatto, a creare un contatto con quello che... Mi segui, mi senti? Mi ero bloccato? Adesso sì, e adesso mi vedo anch'io. Sì, ti eri bloccato e poi mi sono bloccato. Io sono bloccato te. Adesso chiediamo alla chat chi dei due fosse bloccato davvero, credo io. Dicevo, qui stiamo dicendo che non esiste proprio uno stato ontico, o che lo stato ontico è del tutto inconoscibile, inaccessibile, o terza opzione, non ha senso porsi la domanda. Allora, per come capisco io il punto di vista di chi propone questi approcci epistemici del secondo tipo, diciamo, non c'è dubbio sul fatto che la realtà fisica esiste, che i sistemi fisici esistono, eccetera. Quello che non ha senso chiedersi è se c'è una qualche teoria più completa che comprende la meccanica quantistica come descrizione degli aspetti epistemici, ma che però puoi completare aggiungendo appunto elementi matematici, eccetera, nella tua descrizione, che hanno a che vedere con gli stati ontici. È veramente di più non dimandare, non perché non puoi cercare di dedurre come è fatta la realtà a partire da ciò che la meccanica quantistica ti dice. Questo è esattamente quello che tutti questi approcci cercano di fare, però non cercano di farlo aggiungendo elementi alla meccanica quantistica, aggiungendo strutture matematiche, nuove variabili, cose del genere. Quindi infatti spesso sono chiamati, ci si riferisce come se fossero antirealisti, in contrapposizione a quelli a variabili nascoste. Però è veramente fuorviante chiamarli così, perché nessuno di chi sostiene questi approcci epistemici del secondo tipo non crede nella realtà fisica. Semplicemente non crede che ci sia bisogno di aggiungere strutture o elementi alla meccanica quantistica per capire come è fatta la realtà fisica. Ti devi far bastare la meccanica quantistica. Penso in puntate precedenti li ho chiamati forse approcci pragmatici o relazionali, sono di questo secondo tipo. Visto che io credo che una buona metà del mio pubblico, del nostro pubblico a questo punto, abbia letto Helgoland, qui l'approccio alla Rovelli, alla meccanica quantistica... Allora ne sanno più di me, perché non l'ho ancora letto. Casca in questo secondo gruppo, l'approccio relazionale quantistica. Già inciso, sì. Se per caso ci stai ascoltando, Carlo, io non lo leggo finché non me lo regali, capito? Faccio la figura del pulciaro, perché non so quanto costa, sarà 10 euro, 15 euro, quello che è. 99. E io non ne parlo, è una questione di principio. Ne parleremo quando lo porterai in live, parlare del libro, così poi prendiamo la volata vera. Carlo, pensavo che dovevo portare il libro.
Se lo guarda, se lo porti in live te lo regalo io il libro. Aspetta, c'è l'incentivo. Quindi l'approccio, vabbè, vediamo. L'interpretazione, sì, l'approccio relazionale è di questo tipo. Sì. Diciamo, le classificazioni sono sempre un po' complicate, però diciamo, per quello che capisco è di questo tipo, e ne parleremo più in là. Quindi insomma, parliamo invece adesso di cerchiamo di spiegare un pochetto più in dettaglio come funzionano, come dovrebbero funzionare gli approcci epistemici del primo tipo, cioè quelli con variabili nascoste. Allora, il modello di Spekens, che è stato pubblicato, non mi ricordo, sarà stato quant'è, una ventina d'anni fa più o meno, 2004. Forse poco di meno. Ok, sì, 2004, vero? Da Rob Spekens, che adesso è al Perimeter, facoltà al Perimeter, ed è una persona di cui suggerisco di leggere tutti gli articoli, perché non solo è bravissimo, ma è molto, molto, molto sharp, come si dice, molto chiaro nel pensare, e quindi poi diventa abbastanza chiaro nello scrivere pure, quindi gli articoli sono molto belli. Allora, ha pubblicato questo articolo in cui fondamentalmente dava un esempio molto molto semplice di come funziona un modello epistemico realista, quindi a variabili nascoste. Ed è un modello che in pratica riproduce in termini, su basi diverse, diciamo, molto intuitive, molto chiare, esattamente la descrizione quantistica di una particella con spin un mezzo. Quindi un sistema quantistico molto semplice, non è importante se è esattamente una particella di spin un mezzo, è un qualunque sistema che ha solo due osservabili, valori con due osservabili con due possibili valori. Certo. Quindi due osservabili sono la proiezione dello spin lungo due direzioni, in questo caso. Esatto, lungo due direzioni, esattamente. Pensa alle direzioni X e Y, e quello che ti puoi chiedere è se lo spin è nella direzione X verso su, positivo, o nella direzione X negativo, e rispetto alla direzione Y anti-allineato. Tu stai cercando di distrarmi, perché continui o a bloccarti o a togliere l'immagine. Ti seguo. Il boicottaggio, il complotto. Tutto. Andiamo avanti, the show must go on. Okay. Allora, esattamente, quindi si può vedere come una riscrittura in termini, diciamo, più di principio, per principi primi, di una porzione della meccanica quantistica, quella che descrive una particella con uno spin che può essere in direzione X o Y con valori più o meno. Allora, una cosa forse da chiarire dall'inizio è che non esiste al momento in letteratura, quindi non conosciamo nessun modello di questo tipo, quindi a variabili nascoste, epistemico a variabili nascoste, che riesca a riprodurre, si dice a coprire, quindi che sia applicabile a sistemi generici. Ok. Quindi tutti i sistemi a cui è stata applicata anche la meccanica quantistica, insomma, per esempio. Che è un toy model, quello che noi chiamiamo toy model, un modellino più semplice, e non riusciamo ancora, però può darci comunque delle informazioni. La si può vedere o come semplicemente una descrizione particolarmente chiara, illuminante di un aspetto, un sistema super semplice in meccanica quantistica, oppure se vuoi convincere i filosofi ad ascoltarti, questa è una specie di dimostrazione di principio concreta di come può essere interpretata in maniera consistente la meccanica quantistica. Okay. Non riesce ancora a dimostrare che questa interpretazione si può estendere esattamente in questi termini a tutta la meccanica quantistica, però ti fa capire cosa può. Mm.
Allora, signori, io non so se essere bloccato sia io o Daniele. Questa è un'ottima domanda, quindi se mi state sentendo in questo momento, scrivete in chat se vedete bloccato me o vedete bloccato lui. Ragazzi, molto importante. Ok, è bloccato Daniele. È bloccato Daniele e quindi adesso pian piano aspettiamo che torni. Sì, ok. È Daniele, adesso è cascato, adesso è sparito. Tornerà. Nel frattempo, the show must go on, prima cosa, cerco di sentirlo via mail. Voi non sparite. Ne approfitto per scusarmi per la lunga assenza, ci sono ragioni personali di cui non ho intenzione di parlare su internet e credo sia sano che non lo faccia nessuno, ma vi chiedo scusa, perché se da un lato non vado più nel dettaglio sulle ragioni che mi hanno portato a star fuori 2 settimane, dall'altro vi chiedo scusa e vi chiedo un atto di fede nel credere che non sarei assolutamente stato in grado di fare una live venerdì scorso. Ora, Daniele è tornato e lo vediamo qua. Allora, ho avuto la conferma, sei tu quello che si blocca. Ah sì, ho avuto la conferma anch'io perché mi è saltato internet. Vabbè, ma i poteri infiniti di Davide comunque non penso che arrivino a farmi saltare la connessione di casa. No, da casa guarda, sua. Anche se il vaccino, i chip, le robe, le cose, per cui il dramma è un po' le cose, fa sempre crescere l'audience, quindi c'è più gente di quando ti sei staccato. Sì. Quindi possiamo, diciamo che l'abbiamo fatto apposta e possiamo andare avanti. Parlavamo del toy model, spec and spare. Parlo del toy model, allora stavo chiarendo che sì, è un esempio di cosa può, in linea di principio, essere applicabile a tutta la meccanica quantistica, però il toy model comprende, riesce a riprodurre solo le predizioni della meccanica quantistica per un sistema super semplice come appunto la particella con spin, con 2 soli valori. È stato poi negli anni successivi, quindi negli ultimi 15 anni, generalizzato a casi molto più complicati, altre dimensioni, sistemi composti, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è chiaro che, almeno dal punto di vista interpretativo, ha una validità molto più generale dell'esempio specifico che viene considerato. No, noi oggi entreremo sull'esempio specifico. Oggi parliamo, sì, anche senza neanche entrare tanto nei dettagli, ovviamente. Sì, in realtà alla fine la cosa è super semplice, veramente. Supponiamo che hai un sistema di cui puoi farti solo 2 domande. Puoi solo appunto misurare 2 quantità, spin nella direzione X, spin nella direzione Y. E quindi puoi attribuire, se sei in questa prospettiva epistemica, ma credi nell'esistenza di proprietà fisiche corrispondenti a stati ontici ben definiti del sistema stesso, puoi attribuire al sistema solo 4 stati possibili. Cioè, il sistema può essere nella direzione X allineato, quindi chiamiamolo X più, nella direzione X ma anti-allineato, quindi X meno, e sono 2, nella direzione Y, allineato, quindi Y più, oppure sì. Y meno. Quindi gli stati ontici del tuo sistema. Y meno, ok. Esatto. Quindi gli stati ontici del tuo sistema possono essere soltanto questi 4. Ok. E fin qui ci siamo. Esatto. Quindi, diciamo, la realtà, il tuo mondo, se vuoi, è fatta di semplicemente questi 4 stati possibili, non c'è altro: X più, X meno, Y più, Y meno. Perfetto. Ok. Perfetto. Ora, allora aspetta, stavo però aspetta, qui stiamo già in pratica, in realtà
mi ho fatto un attimo di confusione, perché in realtà gli stati ontici sono quelli in cui anche lo spin nella direzione y ha il suo valore definito. Ok, quindi sia x che y. Esatto, quindi sia x che y hanno il suo stato definito, quindi x più y più, x più y meno, x meno y più, x meno y meno. Sono sempre 4. Perfetto. Ma corrispondono ai valori che lo spin nella direzione x e lo spin nella direzione y hanno. Perfetto, okay. Quindi più, più, più meno, meno meno, meno più. Ok. Esatto, più più, più meno, meno meno, meno più. Bene, 4 stati. Ora, pensiamo però che usiamo l'altro aspetto delle interpretazioni epistemiche, cioè che in realtà noi possiamo avere solo stati che rappresentano una conoscenza parziale di questi stati ontici. Okay. E se vuoi sono quelli che codificano la probabilità che il nostro sistema sia in uno o nell'altro dei possibili stati ontici. Allora, negli approcci epistemici, il punto della meccanica quantistica quindi non è direttamente di dirci come è fatta la realtà. La meccanica quantistica sta codificando cosa possiamo sapere della realtà, quindi in qualche modo tutte le varie bizzarrie della meccanica quantistica hanno a che vedere col fatto che noi abbiamo solo per, diciamo, per principio un approccio limitato alla realtà sottostante. Certo, quindi certo. Il punto diventa: a quali limitazioni è soggetta l'assegnazione di stati epistemici? Cioè, come gli stati epistemici non possono essere in corrispondenza esatta con gli stati ontici, perché quella sarebbe conoscenza perfetta, sarebbe la situazione in cui non c'è nessun limite alla conoscenza, e quindi se lo stato ontico è più più, avrò uno stato epistemico corrispondente più più. Okay. Perché semplicemente ho capito, facendo una misura, osservando il sistema, manipolandolo. Signori, signori, qualcuno non vuole che Daniele ci racconti il modello di Speckan. Ora, io. Sì, credo di sì, credo di sì. Ma non ti preoccupare, andiamo avanti. Sono abituati ai miei problemi tecnici, quindi non ti preoccupare, davvero. Già ci stai facendo un enorme regalo a raccontarci questa cosa, che sfido comunque a trovare in qualche altro meandro di YouTube di qualunque paese, quindi per cortesia non ti preoccupare. Stavo controllando se qua c'era un modo di evitare, non so, togliendo... Vabbè, Io mi sa che deve staccato tutto. Wrap it up. Abbiamo 4 stati ontici, che sono gli stati della realtà, esatto, del sistema fisico, esatto, e gli stati epistemici, che sono gli stati della nostra, esatto, possibile conoscenza del sistema. Esatto. Se non ci fossero limitazioni sulla nostra conoscenza, certo, gli stati epistemici sarebbero semplicemente una specie di copia o una mappa, sì, esatta degli stati ontici. Sarebbero in corrispondenza 1-1 con questi. Sai che è più meno, sai che è meno più, sai, esatto, che meno meno. Poi, magari matematicamente devo usare, insomma, qualche altro formalismo, un altro linguaggio, ma rimarrebbe il fatto che avrò 4 stati epistemici, mm-hmm, di conoscenza massima, esattamente in corrispondenza con i 4 stati ontici, in corrispondenza biunivoca con i 4 stati ontici, perché appunto rappresentano la conoscenza massima che posso avere. Invece, qui entra un principio di limitazione della conoscenza, che, stando a questo modello, è la chiave per tutte le proprietà della meccanica quantistica. E questo principio dice fondamentalmente che io, della conoscenza che sarebbe necessaria, dell'informazione che sarebbe necessaria per identificare univocamente lo stato ontico, quindi la situazione vera del sistema, sì, dell'informazione necessaria per fare questo, io posso al massimo averne metà. Ok. Okay. Quindi, in qualche modo, mettila in maniera più poetica, il mondo ci è per metà inaccessibile,
inconoscibile, okay. Sì. Inaccessibile dal punto di vista. Io possiamo, eh? Già mi stupirebbe, in questo contesto già mi stupirebbe se io vivessi nel modello di Specken, perché sono un ottimista, caspita, possiamo conoscere addirittura metà. Vai! Quindi, bicchiere mezzo pieno, è un po' bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, no? Quindi... Sì, ma infatti quando dicono, ma la meccanica quantistica ci impedisce di conoscere la posizione, la particella la posizione e la velocità della mia particella, quindi abbiamo una irriducibile limitazione alla mia conoscenza, io dico, vabbè, scusa, ma ritieniti fortunato che almeno sai la posizione. Cioè, se una scimmia nuda poteva andare meglio, in piedi, nel senso, se una scimmia nuda che si è alzata in piedi così poco tempo fa ad avere ancora mal di schiena dopo 30 anni di vita e ti lamenti di non poter conoscere tutto sulle particelle subatomiche. Esatto. Ma secondo me è inaccettabile che le proprietà dell'universo ci siano così, in principio inaccessibili. Oh. Ma questo si dice è il principio dell'abitudine, no? Perché adesso noi ci lamentiamo dei problemi di connessione, ma pensa se avessimo fatto questa cosa 15 anni fa. Io ricordo bene, giocavo ai videogiochi online e ogni volta che mi chiamavano al telefono di casa mi si staccava la corrente, perché ne bastava solo per, finché non ho tagliato il cavo, bastava solo per uno. Quindi, guarda, vabbè. Ora io non vorrei dare informazioni che sarebbero meglio mantenere inaccessibili sulla mia età, però io ero lì quando non c'era proprio la connessione internet. Quindi vedi. Però, pensa, insomma, a fare questa discussione col telegrafo. Sì, incredibile. No, sarebbe non stato sono lungo. Così vecchio, il telefono c'era. Sarebbe stato lunghissimo. Allora, ma i semafori erano in bianco e nero? No. Allora, andiamo. Tutto era in bianco e nero, di che stai parlando? Era tutta la vita in bianco e nero. Nella mia testa, ovviamente. Chiudiamola. Il modello di Specken, dicevamo, solo metà della conoscenza è accessibile. Esatto, posso al massimo acquisire metà della conoscenza che sarebbe in principio necessaria per identificare esattamente uno stato ontico. Vuol dire che avere solo uno delle due osservabili? Cioè, tipo solo in pratica, a quel punto ti puoi chiedere, ok, quali sono gli stati di conoscenza massima che posso avere? Sì. Ok? E quindi sono, in realtà sono più di 4, quindi in un certo senso c'è una molteplicità di stati a conoscenza massima. La limitazione è nel fatto che c'hai più stati di conoscenza massima, ma questa conoscenza massima non ti permette comunque di identificare. Infatti. Il gomblotto cosmico. Esatto. Scusa, perché una volta che comincio a pensare in quei termini mi vengono in mente tante altre. Va bene. Il filo, fammi far entrare con una domanda mentre tu fai il maestro Miyagi. Noi stiamo parlando di stati a conoscenza massima e ci stiamo chiedendo quanti siano, perché è palese e banale, diremmo trivial, il fatto che di stati a conoscenza non massima ce ne sia un'infinità. Certo. Cioè, ok. Certo. Allora, chiediamoci quali sono gli stati che posso identificare come appunto quelli a conoscenza massima. Sapendo che in ciascuno di questi solo metà delle informazioni vere, diciamo, del sistema sono accessibili. Quindi, allora, una cosa che posso sapere con assoluta certezza è che X è positivo o negativo. Quindi posso avere l'informazione esatta sullo spin nella direzione X. Basta che non accetto di non sapere assolutamente nulla sullo spin nella direzione Y. Ottimo. Quindi ho due stati di conoscenza massima. X allineato, un altro stato, X non allineato, quindi anti-allineato. Sono due stati che mi danno informazione sull'aspetto X del mondo, perfetta, certo, completa, a costo di avere informazione nulla sugli aspetti Y del mondo. Chiaramente la stessa cosa vale reciprocamente per Y. Altri due stati di conoscenza massima sono Y positivo uno e Y negativo l'altro.
in cui ho accettato di non avere nessuna informazione su X. Ovviamente. E poi ho altri due stati che rappresentano pure metà dell'informazione possibile, che sono, beh, X e Y sono allineati, ma io non lo so se lo sono nella direzione X, nella direzione positiva o nella direzione negativa. Certo. E l'altro, sì, ovviamente, so che sono anti-allineati, ma ovviamente non so se uno è positivo e l'altro è negativo o viceversa. E anche quindi, in questo caso è conoscere il 50%, perché ho dubbi e poi ce ne sono due, so una delle due cose che posso sapere, no? Ho un'informazione, esatto, ne servirebbero due per sapere tutto e quindi so il 50%. Sempre, esatto, così. Quindi qual è il punto chiave? Che ho due tipi di stati. Una è la realtà, un tipo sono gli stati di realtà, gli stati ontici. Certo. Gli altri sono stati di conoscenza, sono semplicemente una codifica di quello che so o non so del mio sistema, che li posso chiaramente combinare in vari modi, ma comunque anche quando ho conoscenza massima ne ho solo metà. Sì. Ora, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che gli stati di realtà massima, cioè quelli in cui che esattamente rappresentano la realtà, sono 4. Gli stati di conoscenza massima sono, quanto avevo detto, 6. Uh-huh. Ma il punto chiave è che, come è ovvio dal fatto che non sono nello stesso numero, ma come è ovvio dal punto di vista della loro costruzione, non, uh-huh, sono in corrispondenza 1-1, non lo possono essere. Più, okay, praticamente, un qualunque stato di realtà è comune, è, uh-huh, compatibile con più di uno stato epistemico. Possiamo dire che in generale, uscendo un attimo dal modello specifico, sì, partendo dalla situazione in cui possiamo sapere tutto, in cui il numero di stati ontici è uguale al numero di stati epistemici, più abbassiamo l'asticella della percentuale di cose che sappiamo sapere, possiamo sapere, più si moltiplica e prolifica il numero di stati epistemici che possiamo avere. Cioè, se fosse il 10, esatto, sarebbero un po' di più, e se fosse l'80 sarebbero un po' meno. Okay. Esatto, e questo è esattamente il senso in cui dicevamo, dai, non ci lamentiamo troppo delle limitazioni della meccanica quantistica, perché è metà, poteva andare molto peggio. Io posso costruire appunto un modello epistemico in cui valgono tutte le stesse questioni di principio, ma la limitazione della conoscenza è, puoi sapere al massimo l'1% dell'informazione del mondo. Sulla potrebbe realtà del mondo. Nella maglietta, no? Meccanica quantistica poteva andare peggio. Esatto. In determinazione sì, ma, esatto, non troppa. Non troppa. Ma non giusto. Troppa. QB. Il giusto, dai, mezzo poi, tra, sì, l'altro. Sì, il giusto mezzo. Allora, stati ontici 4, stati epistemici 6, col 50%, esatto, della conoscenza. Ora, senza appunto andare nei dettagli che non sono così rilevanti, quello che si può dimostrare poi, andandosi a fare i vari conti, andando a studiare le varie combinazioni possibili di stati, come la relazione precisa tra stati ontici e stati epistemici, questo fatto che un dato stato di realtà, quindi uno stato ontico, è in realtà compatibile, è compreso se vuoi, in parecchi più di uno stato epistemico, sì, si può far vedere è all'origine di tutta una serie di proprietà che sono verificate, si possono dimostrare, sono verificate sperimentalmente in meccanica quantistica, mm-hmm, ma che in un approccio in cui cerchi di dare un'interpretazione realistica agli stati quantistici, certo, sono molto difficili da accettare, da capire, sono molto paradossali. Ne nomino solo alcuni senza andare nel perché sono effettivamente facilmente spiegabili in questo toy model, però è veramente la spiegazione del perché sono di immediata comprensione all'interno del toy model è veramente rapida, sono due passaggi di conto, un minimo di ragionamento. Una cosa per esempio è il fatto che uno stesso stato di un sistema quantistico, mm-hmm, ammette uno stato misto di un sistema quantistico, che è quello in cui non ho diciamo conoscenza massima del sistema,
ammette una decomposizione rispetto a tante basi diverse. Cioè lo posso scrivere come una combinazione lineare più o meno complicata rispetto a l'osservabile posizione oppure rispetto a l'osservabile momento oppure ad altri osservabili del sistema oppure rispetto all'osservabile appunto spin nella direzione X o rispetto all'osservabile spin nella direzione Y. Questa cosa è strana perché in meccanica quantistica tutte queste possibili decomposizioni sono assolutamente equivalenti. Cioè si può far vedere che non c'è nessun modo sperimentalmente di distinguere un modo di rappresentare uno stato misto da un altro. Questa cosa, se gli stati quantistici fossero stati di realtà, ontici, sarebbe paradossale, perché vorrebbe dire che non c'è nessun modo sperimentale o teorico all'interno della meccanica quantistica interpretata in senso ontico per distinguere un sistema che ha stati corrispondenti alla posizione o stati che ha stati precisi in termini del momento o spin X e spin Y. Questa equivalenza delle decomposizioni è strana se queste decomposizioni corrispondono a stati di realtà. Certo. Perché la teoria dovrebbe saperti dire che no, la realtà è diversa nei due casi, un qualche esperimento che li distingue deve essere quantomeno immaginabile, e invece la teoria ti dice no, questi sono, puoi dimostrare essere rappresentazioni equivalenti dello stesso sistema, dello stesso stato del sistema. Se davvero la nostra conoscenza fosse potenzialmente totale, e se gli oggetti della nostra teoria sono veri oggetti del mondo, allora non può darsi che due versioni diverse di un oggetto della nostra teoria corrispondano allo stesso stato del mondo. Esatto. Non è possibile che la teoria, se è completa e se è ontica, descriva come equivalente tutte queste decomposizioni che corrispondono a stati ontici diversi. Certo. Nel modello alla Spekens e in generale in teoria a variabili nascoste non c'è niente di strano nel fatto che la teoria li tratti come equivalenti, perché sono equivalenti in quanto corrispondono tutti a informazione parziale rispetto alla stessa realtà nascosta. Ok. Certo, e quindi sono equivalenti al punto di vista epistemico, e questo non implica, non c'è nulla di strano nel fatto che dal punto di vista epistemico posso avere tanti stati equivalenti per una data realtà che però rimane inaccessibile nella sua completezza, diciamo, nella sua totalità. Tu sai che il cubo di Rubik è una faccia rossa, io so che il cubo di Rubik è una faccia blu, e questo non è un problema. Non è un problema. Nella meccanica, infatti, tutte queste cose in meccanica classica sarebbero spiegabili dal punto di vista statistico normale in termini di distribuzione di probabilità su un certo spazio di stati ontici, certo. Però ci sono diverse distribuzioni di probabilità che hanno lo stesso overlap, comprendono la stessa realtà del mio sistema fisico. Quindi non c'è una Quindi, di nuovo, il punto chiave, che è chiave anche per gli altri aspetti che ora menziono, è che diversi stati epistemici hanno, un overlap, quindi sono compatibili, possono corrispondere a uno stesso stato ontico del mondo. Perfetto. Perché comunque non lo catturano esattamente. Devono essere compatibili con questo. Per esempio, lo stato che dicevamo epistemico, la posizione X è più, la spin della direzione X è allineato, e questo è uno stato di conoscenza massima, è compatibile con due stati ontici del sistema, quello in cui X è più e Y è pure più, ma anche quello in cui X è più e Y è meno. Quindi ci sono in realtà due stati ontici corrispondenti allo stesso stato epistemico. Però ci sono anche altri stati epistemici corrispondenti allo stesso stato ontico. Per esempio, fai conto che la mia particella è effettivamente con spin più
nella direzione X, sì, e con spin Y nella direzione, con spin positivo nella direzione Y, quindi quella che avevamo chiamato più più. Mm-hmm. Beh, questo stato è chiaramente compatibile con uno stato epistemico in cui so solo che gli spin sono allineati. Certo. È compatibile anche con lo stato in cui so che lo spin nella direzione X è più, ed è compatibile anche con lo stato in cui so che lo spin nella direzione Y è meno. Okay. Quindi ci sono tanti stati epistemici in corrispondenza di uno stesso stato ontico. Quindi permettimi di riassumerla. Quello che stiamo dicendo è che quando l'informazione massima non è il 100%, ma ad esempio il 50%, come nel nostro caso, se io ti do uno stato ontico, uno stato vero del mondo, possono esserci diversi stati di conoscenza, stati epistemici che lo descrivono, perché l'informazione non è totale, quindi sono compatibili. Non, esatto, se vuoi, purché non gli assegnano probabilità zero? Certo, mentre se io ti do uno stato di conoscenza, il fatto che quello non possa dare tutta l'informazione sul sistema ti lascia una certa libertà nel determinare quello che il tuo stato non ti dice, e quindi inequivocabilmente non ti può dire esattamente qual è lo stato del mondo. Potrebbero essercene diversi a cui quello corrisponde, quindi in tutti e due i sensi corrispondenza, esatto, quindi non essere una corrispondenza uno a uno, va letta in entrambe le direzioni. Certo. Un'altra è una, qua mi dovete credere perché sarebbe complicato, diciamo, da spiegare in dettaglio, ma a parole, senza usare formule, disegnini, eccetera, però è effettivamente una cosa molto immediata da far vedere, che un'altra proprietà molto strana, apparentemente strana, della meccanica quantistica da un punto di vista ontico, è invece molto estremamente ragionevole e naturale dal punto di vista epistemico. Il fatto, per esempio, che non il no cloning theorem, il fatto che se io ho due stati due stati possibili del mio sistema, che io assegno, due stati quantistici che assegno al sistema, non esiste nessuna manipolazione del mio sistema, nessuna operazione che io posso fare in laboratorio per clonarli, cioè per ottenere due nuovi stati che siano due copie, ognuno due copie dello stato iniziale. Ok. Quindi okay. La clonazione quantistica, il fatto che non sia possibile in questo senso per due stati del mio sistema, è strana se i miei stati sono stati ontici. Stiamo parlando di una questione di principio, non tecnica, non tecnologica, perché vorrebbe dire che in qualche modo non c'è nessuna operazione che io posso fare sul mio sistema, cioè sulla realtà del mio sistema, pur avendone esattamente lo stato ontico sotto mano, quindi esattamente io ho le sue proprietà. Infinita, tecnologia infinita, tutto quello esatto, che vuoi. Quindi questione di principio proprio. Ciò nonostante, non riesco a manipolare in maniera tale da avere due copie dello stesso sistema, uguali, identiche. Okay, certo. Questo invece si può dimostrare essere una conseguenza immediata del fatto che qualunque manipolazione tu faccia si riferisce agli stati ontici del sistema, perché tu stai manipolando la realtà, non la tua conoscenza. Stai effettivamente spostando un oggetto, lo stai ruotando, lo stai lanciando, lasciando emettere da un laser, non lo so, quello che è. Ma gli stati di cui stai parlando e che vuoi clonare sono in realtà quelli epistemici. Stiamo parlando degli stati della meccanica quantistica. È il fatto che hai accesso solo parziale alla realtà, compresa come la stai manipolando, sulla base soltanto degli stati epistemici, si può far vedere, porta al no cloning theorem, al teorema di impossibilità di clonazione esatta, come conseguenza immediata. Sì, anche perché, insomma, c'è tutto un pezzo del sistema che tu stai cercando di clonare che non puoi conoscere, e nel momento in cui agisci non sai neanche esattamente cosa tu stia facendo, perché c'è un pezzo di quello che stai facendo che non puoi conoscere. Quindi esatto. Okay. Esatto.
Fammi dire solo l'ultima rapidamente, poi concludiamo e lasciamo un po' di spazio alle domande. C'è il Benissimo. tempo, no? Sì. Nonostante le disconnessioni e le perdite di tempo, abbiamo ancora tempo per domande. Anche perché abbiamo delle critiche molto accese ai modelli epistemici in chat, quindi adesso ci arriviamo. Adesso ci arriviamo, ti Ah, lascio ok. e ci arriviamo. Va bene. Un'altra proprietà in meccanica quantistica che è immediatamente derivabile in un approccio epistemico ed è invece strana in un approccio ontico è quella che stati non ortogonali del sistema quantistico, quindi stati che tecnicamente hanno un overlap non nullo, non possono essere perfettamente distinguibili da nessuna misura. Non esiste nessuna misurazione che mi permette di distinguere l'uno dall'altro perfettamente. Certo. Di nuovo, questa cosa si può Questo facilmente. Come? è bizzarro, perché se davvero fossero Questo. stati al mondo, uno si aspetterebbe in linea di principio, a intuito, poi sappiamo che l'intuito casca e non dobbiamo seguirlo sempre, però che esistesse una roba che No. possiamo fare che ci permette di distinguerli. Se sono stati del mondo, Esatto. dovrebbero essere diversi in qualcosa e quindi quel qualcosa dovrebbe permetterci di capirlo. Allora, sì, infatti la logica è proprio stringente, è proprio se questi sono stati del mondo e sono diversi in qualcosa, anche se non in tutto, deve esistere la possibilità, almeno in linea principio, di misurare quel qualcosa. Se no, Quindi, non è un pezzo del mondo, no? cioè, Nel senso. esatto. Quindi in un contesto epistemico invece, poiché comunque tu puoi misurare come ti pare, le tue misure cambieranno lo stato ontico del sistema in generale. Magari Certo. no, magari lo lasciano identico, però in generale lo cambieranno. Ma Sì. questo non è esattamente riflesso nelle proprietà dello stato epistemico, che è quello a cui tu hai accesso dal punto di vista della teoria. E diventa naturale che non puoi necessariamente distinguere due stati epistemici manipolando il mondo. Certo. Qui è del tutto naturale. Ovviamente qualcuno potrebbe dire che stiamo buttando la polvere sotto il tappeto, perché a questo punto resta aperta la domanda attorno a cosa il mondo sia effettivamente, quali siano gli Esatto, stati ottici. quindi il punto di vista, diciamo, lo scopo del modello di Robb, di Spekens e in generale di queste prospettive epistemiche realiste o a variabili nascoste, allora, può essere argomentare che effettivamente la meccanica quantistica ha bisogno di essere completata con ulteriori informazioni, ulteriori strutture. Devi introdurre stati ontici, eccetera, per avere come posso dire, per afferrare veramente la realtà con la tua teoria. Certo. Finché non c'hai questi ulteriori ingredienti, hai purtroppo solo una comprensione, un controllo parziale sulla realtà. Quindi possono essere usati, storicamente sono stati usati tutte le idee a variabili nascoste per argomentare che la meccanica quantistica è incompleta. L'abbiamo visto anche col teorema di Bell, con Kokens-Becker, eccetera. Il modello di Robb, Spekens, però può essere anche semplicemente visto come un argomento a favore dell'interpretazione epistemica della meccanica quantistica, più in generale. Cioè, io non voglio, non è che mi è richiesto da nessuno che io debba avere accesso diretto agli stati ontici o che debba completare la mia teoria con una descrizione precisa degli stati ontici nascosti e magari con un'equazione in più. Posticipiamo anche la domanda, cioè che si possa o non si possa Sì. fare, cos'è la meccanica quantistica? Questo, quello che l'esempio mi sta dimostrando è che posso interpretare in maniera consistente e anzi spiegando in maniera molto naturale tutta una serie di fatti in meccanica quantistica, adottando una prospettiva epistemica, cioè dicendo no, gli stati quantistici vanno interpretati come stati di conoscenza,
quello che la teoria quantistica sta codificando sono limitazioni intrinseche nel mio accesso alla realtà del mondo, intrinseche di principio. Quindi quello che sto imparando dalla meccanica quantistica è principalmente che tipo di limitazioni ho sulla conoscenza del mondo. Certo. Poi, se vogliamo in qualche modo introdurre ulteriori completamenti della teoria, va bene, facciamolo, ma intanto ho imparato una cosa. Ho imparato che gli stati quantistici non sono ontici, o comunque spiego tante cose se non le interpreto in maniera ontica. Quindi diciamo, ci sono due livelli di domanda. La prima è, la meccanica quantistica parla del mondo direttamente o della nostra conoscenza del mondo nel senso che manca qualcosa? Se la risposta è la prima, fine. Se la risposta è la seconda, c'è un'ulteriore diramazione. Possiamo... quello che è appunto... Sì. Esatto, e la diramazione in realtà prima l'avevo espressa in un certo modo, in realtà adesso si possono pensare a due diramazioni. Wow. È pieno di diramazioni. È il processo di ricerca, capito? Ogni volta che hai capito una cosa cominciano a spuntare diramazioni ulteriori di possibilità. Allora, la prima cosa era appunto, gli stati della meccanica quantistica sono ontici o epistemici. Beh, il modello di Speck si dice, guarda, ci sono tutta una serie di vantaggi a interpretarli come epistemici. È consistente, puoi dare i principi base su cui viene fuori tutto, spieghi tante altre cose. E questo ha a che fare con la prima domanda. Con esatto, la prima gli stati sono ontici o epistemici. Sì. Ok, epistemici. Ora, la diramazione di cui avevo già parlato è quella in cui dice, ok, gli stati quantistici sono epistemici, esiste un ulteriore livello di realtà e sono variabili nascoste o altro, o no. Se dico sì, allora sono nel campo dell'interpretazione a variabili nascoste. Se dico no, sono nel campo delle interpretazioni cosiddette pragmatiche, relazionali, come abbiamo detto prima. Sì. La diramazione collegata a questa prima, però diciamo più di sviluppo della teoria, è che se ho deciso che ci sono variabili nascoste, se c'è un ulteriore elemento di realtà, posso decidere di completare la teoria, costruire un'altra teoria che estende la meccanica quantistica, in cui ho incluso anche tutti gli stati ontici, ho provato a dare ulteriori proprietà di questa della relazione tra stati ontici e stati epistemici, magari altre equazioni, eccetera, eccetera. Ho generalizzato la teoria, posso provare ad andare in questa direzione. Queste appunto sono le teorie a variabili nascoste. La seconda possibilità... La seconda possibilità è che se invece ho deciso adotto una prospettiva più epistemico pragmatica, non ho bisogno di introdurre o considerare la teoria come incompleta e non ho bisogno di introdurre ulteriori variabili nascoste o stati ontici, beh, allora la linea di ricerca, diciamo, che diventa più interessante è quella di esplorare ulteriormente le conseguenze di queste limitazioni di informazioni o quale ulteriore limitazione sul nostro accesso al mondo sono codificate dalla meccanica quantistica, oppure viceversa, che tipo di realtà possiamo leggere solo e esclusivamente sulla base della meccanica quantistica senza cercare di introdurre ulteriori elementi. Ecco, una cosa molto importante, visto che ci è arrivata una domanda adesso, dovevo buttarmi dentro, sto scavalcando tutta la gerarchia delle domande, l'ordine, ma Ettore Costantini ti chiede se questa sia una dimostrazione del fatto che la meccanica quantistica sia una teoria a variabili nascoste, una teoria incompleta. No, è un modello, model che fa vedere come un'interpretazione psi epistemica funzioni bene. Non potremmo tranquillamente interpretare questo modellino anche in senso ontico. Semplicemente sarebbe tutto un po' più difficile, ma il problema è che qua mettiamo un cap alla conoscenza, no? Quindi stiamo la direi diversamente. Questo modellino è un modellino epistemico. Sì, chiaro che prima di tutto nessuno ti costringe a prendere questo come la vera descrizione di una particella con spin
che non è quindi diversa da quella della meccanica quantistica in quanto ha introdotto anche gli stati ontici, la relazione con gli stati epistemici, eccetera. Punto due, come abbiamo detto all'inizio, non esiste un analogo modello a variabili nascoste con stati ontici, eccetera, che comprenda sistemi quantistici generici. Per questo è Diciamo un che nel toy punto model. in cui noi aggiungiamo un'ipotesi, ovvero c'è un massimo che è il 50% di, 50% di conoscenza che noi possiamo avere, stiamo dicendo la realtà è psi-epistemica, cioè la meccanica quantistica è psi-epistemica, questo modello è psi-epistemico, vediamo se funziona bene e effettivamente è facile da interpretare. Questa non è una dimostrazione che questa Sì. ipotesi fosse necessaria, né che questo valga per la meccanica quantistica, è molto importante perché no. Chiaramente l'idea sarebbe, supponiamo che riusciamo a generalizzare questo modello e a coprire tutti i fenomeni quantistici, tutti i sistemi quantistici con un modello dello stesso tipo, quindi con stati ontici, stati epistemici, varie leggi di limitazione dell'informazione e magari qualche ulteriore complicazione, quindi una vera e propria teoria a variabili nascoste. Certo. Alternativa alla meccanica quantistica, ma che riproduce tutte le proprietà. Beh, Certo. allora, se veramente riproduce tutte le proprietà, non c'è nessuna maniera empirica, diciamo, con l'osservazione di distinguere l'una dall'altra, allora scegli l'interpretazione che preferisci, puoi Siamo ritenere una teoria d'accordo. migliore dell'altra, e tanto dal punto di vista sperimentale è la stessa cosa. Se invece non riproduce tutte le predizioni attualmente verificate. E niente, la lobby degli psiontici vuole, degli psionti che sembra psionici, vuole che Daniele non ci racconti altro. Bene, eccoti. Però è arrivato. Eri arrivato a dire che Ah, se riassumo, dai, stessi riassumo senza che previsioni, riassumi tu. queste previsioni non hai modo di distinguerle con un esperimento, quindi scegli quella che Esatto. vuoi, quindi punto a capo, previsioni diverse. E niente, è saltato di nuovo. È saltato precisamente nel momento in cui gli stavo passando la parola. Quello che Ma allora è veramente il gomblotto. incredibile. No, diciamo, sum it up. Ci stiamo dicendo La che voglio se le dire, la voglio dire questa cosa. vai, vai, vai. Aspetta, la devo dire velocissimamente, sennò ci salta la connessione Velocissimo. di nuovo. Allora, se riesco effettivamente a riprodurre tutte le predizioni della meccanica quantistica attualmente verificate, ma il mio modello a variabili nascoste predice anche cose diverse, ok, allora c'è una teoria alternativa. E si va a verificare sperimentalmente, come si fa sempre nella scienza, quale delle due Lì però stiamo funziona. ritrasportando il problema alla fisica sperimentale, cioè lo stiamo portando dalla propriamente filosofia e interpretazione della meccanica quantistica alla fisica sperimentale. Esatto. In realtà si può fare di più, e non so se lo faremo in qualche puntata successiva. In realtà si possono dimostrare dei teoremi che fanno vedere essere impossibile sotto certe assunzioni, sotto certe ulteriori assunzioni, modelli a variabili nascoste di questo tipo, epistemiche, però con stati ontici sottostanti, e quindi alcune formulazioni di questo tipo le puoi escludere di principio matematico, diciamo. Di partenza, chiaramente, sotto certe assunzioni, quindi la questione magari diventa, ok, allora sono quelle assunzioni sulla realtà e su come funzionano le cose del mondo che non devo accettare. Un po' come hanno fatto esattamente il teorema di Bell e quello di Koch e Speicher, il teorema di Bell è stato pensato proprio con questo tipo di situazioni in mente. Supponiamo che ciò della teoria a variabili nascoste che si comporta in un certo modo quando ho sistemi compositi, beh, Bell ha dimostrato che se vuole essere compatibile con le predizioni della meccanica quantistica deve essere non locale e mantenendo tutte le varie assunzioni sulla realtà, eccetera, che però sono naturali dal punto di vista epistemico con stati ontici, che diciamo l'altra volta sulla separabilità, sulle osservabili individualmente attribuibili ai diversi sottosistemi. Quindi ci sono sia
c'è un interesse puramente filosofico, concettuale, ciò che è possibile, come potrebbe funzionare un'interpretazione epistemica della meccanica quantistica. E poi c'è un interesse scientifico più, in senso più stretto, perché sia dal punto di vista matematico puoi porre tutta una serie di ulteriori limitazioni, condizioni e derivare ulteriori proprietà da questo tipo di modelli, e poi dal punto di vista sperimentale puoi andare a verificare che proprietà sono compatibili con quello che osserviamo. Però anche lì dobbiamo ben distinguere quando parliamo propriamente di interpretazione della meccanica quantistica e quando poi queste interpretazioni crescono così tanto da prendere vita propria e diventare teorie alternative, nel senso che fanno predizioni alternative. A quel punto non siamo più propriamente a discutere le interpretazioni, stiamo proponendo una teoria alternativa. Sì, è anche vero che appunto l'esempio del teorema di Bell ci dice che la distinzione tra aspetto puramente interpretativo e comprensione della teoria fisica non è, come si dice, sharp, certo. Perché il teorema di Bell è un risultato di fisica, di matematica, che poi tra l'altro c'ha anche le conseguenze sperimentali, però di per sé ti sta dicendo come puoi interpretare la teoria. Se vuoi mantenere le proprietà sperimentali, le predizioni, non puoi avere una teoria a variabili nascoste con certe ulteriori assunzioni di realismo locale. E quindi ti sta dicendo direttamente qualcosa del mondo. È vero. Sì, quindi stiamo solo sottolineando ancora di più che il confine è un po' fuzzy, è un po'... no. E in questo senso io ti lancio un po' di domande. Così vai. Cominciamo con le domande. Perché ci permettono di chiarire un po' di questi punti prima di andare avanti. Allora, ti leggo i quattro commenti di Nicola De Sabato in cui ci espone il suo dubbio. Una cosa non mi è chiara. Cosa intendete per realtà della funzione d'onda o simili? Nel senso che se anche esistesse in uno spazio platonico, questo non assicurerebbe che sia legata in qualche modo al fenomeno che indaghiamo. D'altra parte, non mi sembra che ci sia altro modo, oltre alla matematica pura, per studiare o indagare una funzione. E di certo quello che studiamo in laboratorio non è un'equazione. La prospettiva epistemica, che non è antirealista, mi sembra molto più solida. Ecco, i vantaggi e le virtù dell'interpretazione epistemica se ne possono dire tante. Sia nella versione realista sia nella versione pragmatica, della ragione perché un sacco di gente sveglia e ragionevole è convinta che sia il modo più giusto di vedere la meccanica quantistica, quindi va benissimo. Cosa si intende per stato di realtà? Appunto è lo stesso che intendi quando dici che proprietà reali della tua particella sono la sua posizione e la sua velocità. Stai definendo un sistema fisico, quindi un elemento di realtà, attribuendogli certe caratteristiche. Tra queste caratteristiche ci può essere lo stato quantistico, quindi se vuoi la funzione d'onda. Nel caso in alcune situazioni è una proprietà in aggiunta, come nel caso appunto di Bohm, ci sono le posizioni delle particelle e in più c'è una certa funzione onda pilota relativa alle stesse particelle, che pure è reale tanto quanto le posizioni, ma è un elemento in più di realtà. Nel caso che facevo prima, per esempio, della meccanica classica, l'equivalente della funzione d'onda sarebbe semplicemente la coppia posizione-momento. Darti la coppia posizione-momento è darti uno stato del sistema. E dire che è reale è semplicemente dire che posizione e momento sono proprietà reali del sistema. Guarda, riallacciamoci a quello che dicevamo prima. Ti faccio un filo di ragionamento e tu mi dici se è corretto, così lo lanciamo anche a Nicola e speriamo di chiarirgli un po' le idee. Il nostro ragionamento parte dicendo che questi occhiali esistono... Guarda l'atteggiamento già pure intellettuale, cioè com'è possibile non dargli ragione quando tira fuori gli occhiali così, capito? Scusa, com'è un po' così bassi, no? Faccio così... Cosa mi sta dicendo? Questi occhiali, se sono un bibliotecario, questi occhiali, il nostro ragionamento parte dicendo questi occhiali
esistono al di là della descrizione fisica che ne possiamo fare. Nel senso che esisterebbero anche se non sapessi nulla di fisica, ok? Se io fossi una persona che ha fatto una scelta più furba e ragionevole nella vita e non li sapessi descrivere con una funzione d'onda, cosa che comunque non so fare, ma perché sono facendo, no? Questi comunque esistono, quindi hanno un loro stato di realtà. Ora, noi abbiamo una teoria che si chiama meccanica quantistica, che ci permette di descrivere lo stato di questi occhiali con un oggetto matematico che si chiama funzione d'onda. La funzione d'onda sarebbe un oggetto reale se e solo se ha due stati, due occhiali nello stesso medesimo identico stato fossero descritti dalla stessa medesima identica funzione d'onda e se la funzione d'onda ci permettesse univocamente di determinare lo stato di realtà di questi occhiali. Questo è il punto, no? Se invece la funzione d'onda riguarda la nostra conoscenza, io posso avere due funzioni d'onda che descrivono questo coso perché c'è un pezzo di questo coso che non posso conoscere, quindi sono compatibili tra loro e viceversa, ok? Questo è un po' il punto. Quindi la corrispondenza 1-1 tra descrizione matematica e realtà o la corrispondenza 1-molti e molti 1 nel caso in cui gli oggetti matematici non abbiano un valore di realtà, no? Vediamo, per chi sa un po' più di meccanica quantistica, io ho sempre la mia particella descritta in linea di principio da osservabili come la posizione, la velocità e tutte le loro funzioni. Mm-hmm. Ti do una funzione d'onda, quindi uno stato della particella che è psi di x. Ora, questo non corrisponde a una posizione ben definita. Però, se io ho un'interpretazione ontica della particella, della funzione d'onda, concluderei comunque che questa funzione psi di x corrisponde a un qualche stato della particella in cui magari la posizione non è ben definita, ma una qualche osservabile. E così è andata, amici. Niente, il gomblotto stavolta sta avendo la meglio su di noi. Abbiamo solo una torre di domande a cui rispondere ancora, quelle di Giovanni Fuschini, se vuoi. Vabbè, ok, dai, andiamo avanti, nel caso poi rispondiamo a Nicola ulteriormente, se non è bastato questo. Io stavo... Daniele, siamo in live. Eccoci. Ari, dai. Io tanto faccio il pagliaccio mentre non ci sei, così. Dicevamo, buonasera. David Deutsch, è corretto, io lo leggo sempre così, ha criticato fortemente tutte le interpretazioni epistemiche della meccanica quantistica, affermando che somigliano molto a quelle dei creazionisti riguardo ai dinosauri. Vabbè, in altre parole, secondo Deutsch, queste interpretazioni somiglierebbero a quelle dei creazionisti, secondo i quali i dinosauri non sono reali, ma solo sofisticate storie verbali su reperti fossili, e queste si accorderebbero perfettamente con le teorie paleontologiche sui dinosauri. Non è finita. Una critica filosoficamente più rigorosa sarebbe che queste interpretazioni epistemiche sono puramente sintattiche e non semantiche, sia una sorta di antirealismo. La verità di un'affermazione si baserebbe sulla sua dimostrabilità, in opposizione al realismo in cui la verità di un'affermazione poggerebbe sulla sua corrispondenza con la realtà. Qui mi permetto di dire che plausibilmente non è un problema binario, no? Ma l'antirealismo non è fallito storicamente in campo logico-matematico, nel senso che non è possibile ridurre il linguaggio matematico a pura sintassi? La domanda, it all boils down to a question. Sì, le situazioni epistemiche sono antirealiste? Oppure ci dicono allora, solo che il punto io penso è che traballante? Questa critica nella versione, diciamo, non provocatoria, mm-hmm. È effettivamente sta indicando un problema serio o
dal mio punto di vista in realtà una direzione di ricerca molto interessante dal punto di vista filosofico per le prospettive epistemiche non a variabili nascoste, cioè quelle del secondo tipo di cui parlavamo prima, che effettivamente se le adotti portano direttamente a chiederci quale revisione del nostro concetto di realtà e della, sia necessaria, o portano a chiederci come dobbiamo ripensare la corrispondenza tra la nostra conoscenza e la realtà, tra quale immagine della realtà è permessa e quale non lo è. Non penso sia una questione di sintassi versus semantica, perché queste teorie non si riducono alla sintassi, non sono solo linguaggio. Hanno conseguenze sull'immagine della realtà che possiamo leggere dalla meccanica quantistica. Quindi è vero che rendono non tanto la realtà non contenuta nel linguaggio della meccanica quantistica, quindi sono antirealisti in quel senso, però effettivamente ti costringono a dedurre, diciamo, l'ontologia, la realtà, dall'epistemologia, cioè dalle tue formulazioni che riguardano la tua conoscenza della realtà. Ora, questo c'ha tutta una serie di problemi e di sicuro l'immagine della realtà che viene fuori è problematica di per sé, forse l'avevo accennata, a volte si parla di realismo partecipativo o di realismo prospettico, ci sono varie... varie direzioni. Questo tema specifico nel dettaglio, ma direi che ci arriveremo poi quando parleremo anche degli approcci relazionali e queste cose qui. Quindi... Esatto, sono appunto questi approcci qua ci costringono di sicuro a rivedere la nostra nozione di realtà, ed è problematico perché appunto devi reinventarti un sacco di storia, di filosofia. Non penso che la critica si possa veramente dirigere con lo stesso tipo di forza agli approcci, alle interpretazioni epistemiche, alla Spekens, quindi con questo sottostrato di variabili nascoste, perché sarebbe come a dire che o la mia teoria è in corrispondenza uno a uno con la realtà, oppure devo abbandonare la realtà. No, posso anche accettare più modestamente che io non ho un accesso completo alla realtà, che esiste per una qualche ragione di principio o meno una limitazione del mio accesso a questa realtà sottostante, ma non c'è nessun problema anche a darti la lista degli stati ontici del mondo. E quindi posso dirti, guarda, la realtà se vuoi nel mio modello è questa. Purtroppo però, la meccanica quantistica è il modello di meccanica quantistica che ti sto proponendo, lavora in termini di accesso solo a questi stati epistemici, e la parte interessante è chiarire la relazione, ma non c'è nessuna negazione che... Mi piacerebbe ritorcere a David, a Deutsch, la critica dicendo, insomma, casomai sono gli approcci ontici che presuppongono di aver ricevuto la verità rivelata sul mondo tale e quale, senza nessuno sforzo o limitazione epistemico. Sì, tra le altre di averla ricevuto in un momento in cui i nostri esperimenti si limitavano a qualche scattering su protone, a qualche... non la roba che stiamo facendo adesso. Esatto, oppure peggio ancora, cioè, mi stai forse dicendo, tu, Deutsch, che la realtà è il concetto di realtà, non la matematica della realtà. Mi stai dicendo che il concetto di realtà è più o meno quello della meccanica classica? E devo solo, insomma, anche quello è un po' che forse troppo. Ma c'è chi prova, però da lì a... In realtà la risposta normale a Deutsch sarebbe: taci tu che credi all'interpretazione a molti mondi, e poi saremmo noi quelli con i problemi con la realtà. Poi diciamo che forse la prossima volta va dei molti mondi. Un'ontologia un pochino pesante.
E con questa, no, infatti, infatti fammela dire così, scusa, che, qual è come spesso nelle questioni scientifiche, nei dibattiti, uno si chiede, ok, aspetta, qual è l'alternativa? L'alternativa è che devo prendere per ontici gli stati quantistici. Va bene. E a quel punto c'hai o la questione del problema della misura, del collasso, eccetera, quindi va nella direzione collasso spontaneo, meccanica, quello che ti dice la meccanica quantistica, meccanica bohmiana, eccetera, oppure devi veramente prendere sul serio la interpretazione a molti mondi, che va benissimo, cioè è plausibile anche quella, c'è molta argomentazione a favore, ma non penso che anche Deutsch possa dichiarare che risolve i problemi riguardo la realtà in maniera intuitiva, completa e che non richiede, diciamo, sforzo ulteriore. E quindi... anche perché non sono nemmeno in grado di inventarsi le robe che ci inventiamo noi quando studiamo i nostri molti mondi, nei nostri molti vuoti, cercando almeno di distinguere quelli che funzionano da quelli che non funzionano. Per te. noi da questo lato dello spiego. No, io semplicemente non sono disposto a farmi trattare con sufficienza da questa gente che te parla di molti mondi e poi dice a me che non faccio contatto con la fenomenologia. E a questo proposito tu sappi che la fenomenologia di stringa, la fenomenologia di stringa sostiene e supporta letteralmente la nostra live, nel senso che ho tenuto il computer ad altezza faccia con questo. È la teoria fondamentale. Allora, ringraziamo la fenomenologia di stringa per il supporto. I Bagnez Oranga. Allora, e ti lascio un'ultima domanda con cui tu puoi lasciare un po' di pubblicità e poi possiamo salutare la gente e andare a dormire. Gabriele, ignaro del labirinto in cui si sta lanciando, ti lascia questa domanda che ti lascio leggere da solo. La gravità quantistica che prevede l'esistenza del gravitone potrebbe risolvere finalmente la gravità. E questa nuova teoria vorrebbe evitare di considerare lo spazio deformabile. Allora, a parte, diciamo, il contestare il fatto che la gravità quantistica preveda l'esistenza del gravitone, va bene, perché, vabbè, come abbiamo spiegato in altro contesto, tlindlom! Guarda, la serie Room to Quantum Gravity. Il resto è superfluo. Sì, nella serie Room to Quantum Gravity di Lindlom abbiamo ampiamente discusso tutti i vari punti di vista sulla gravità quantistica, che conseguenze ha abbastanza di sicuro e che conseguenze dipendono dal formalismo, dalla prospettiva che uno prende, eccetera. Quindi la questione del gravitone vuol dire che uno ha preso una certa prospettiva sulla gravità quantistica, che dal punto di vista approssimato è probabilmente vera, ma dal punto di vista fondamentale dubito. Ma comunque, per rispondere alla domanda, il gravitone è esattamente, negli approcci in cui esiste e viene predetto, è esattamente una deformazione dello spazio-tempo e della geometria. Quindi io direi, casomai, al contrario. Cioè, prima il gomblotto, mo il boicottaggio. Cioè, io non so, guarda, non so neanche... Aspetta, fammi tirare fuori. Stringarolo, guarda che qua abbiamo questioni molto più fondamentali in quantum gravity che manco sfiorate. Vabbè, comunque, va bene. Stavo dicendo che il gravitone, accettandone l'esistenza, è esattamente una deformazione minima e quantizzata dello spazio-tempo e della geometria. Quindi, casomai, verificherebbe anche a livello quantistico l'idea base della realtà generale, che la gravità non è altro che la deformazione dello spazio-tempo e della geometria. E per tutto il resto, recupera gli episodi di Road to Quantum Gravity nella playlist che trovi su Spazi Attorcigliati. Oh,
14 ne abbiamo fatti. Madonna. 14. Madonna. Tanti. Caro Daniele, che ne dici? Andiamo a mangiare e poi a dormire. Io ti ringrazio infinitamente per esserci stato anche oggi. E torneremo. Che dici? Qua stiamo. E ricordate che ci la cosa ricollegheremo quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto. Ciao Daniele e grazie ancora. Ciao a tutti, ciao Davide.